Buongiorno ragazzi, allora la lezione di oggi è la lezione sugli aggettivi possessivi. Gli aggettivi possessivi vengono utilizzati per esprimere una certa forma di possesso e in francese li decliniamo così: maschile e femminile singolare, maschile singolare mon traduce l'italiano il mio, mon livre. Ton traduce il tuo, quindi ton livre, son traduce il suo, son livre, ma traduce la mia, ma classe, ta traduce la tua, ta classe, e sa traduce la sua, sa classe. Quindi li raggruppiamo così per impararli bene. Diremo allora mon ton son per quanto riguarda il singolare maschile, quindi davanti a un nome singolare maschile. Invece davanti a un nome singolare femminile utilizziamo ma, ta, sa. Ecco, la mia, la tua e la sua. Nel plurale, nel singolare ancora maschile e femminile, raggruppiamo quindi l'altro aggettivo polare, gli altri aggettivi possessivi, notre, votre, leur. Notre che traduce il nostro, la nostra, quindi davanti a un nome femminile e maschile si utilizza lo stesso aggettivo possessivo, notre chien, notre ami, votre. Votre chien, votre ami, che traduce il vostro, la vostra, leur chien, leur ami, che traduce il loro, la loro. Vediamo cosa succede al plurale. Abbiamo un unico plurale che vale sia per il maschile che per il femminile. Infatti, l'aggettivo possessivo me traduce sia i miei che le mie, quindi diremo mes amis e mes amis. Te traduce sia i suoi che le tue, sia i tuoi che le tue, tes amis, e se sia i suoi che le sue, ses amis e ses amis. Vediamo più nello specifico, anche qui, i plurali. Abbiamo un unico plurale, no, che traduce i nostri, le nostre, nos amis, nos amis. Vo che traduce i vostri e le vostre, vos amis e vos amis. Leur che traduce i loro, le loro, leurs amis. Vediamo allora ancora più specificatamente, dobbiamo ricordarci due regole fondamentali. Allora, la prima è che l'aggettivo possessivo non è mai preceduto dall'articolo, a differenza dell'italiano. Perciò nella frase ma classe tradurrò in italiano la mia classe. Come vedete, in francese non c'è l'articolo determinativo. Altra regola da ricordare è quella che riguarda appunto gli aggettivi possessivi ma, ta, sa, quindi femminile singolare, davanti a un nome che inizia per vocale o H muta diventano mon ton son. Perciò nella frase ma ami vedete che abbiamo due vocali vicino, quindi questa funzione è stata sostituita, questo aggettivo è stato sostituito dall'aggettivo maschile mon. Quindi mami errato diventa mon ami, così come sa histoire abbiamo la vocale e l'h muta perché non la pronuncio, diventa a quel punto son histoire. Perciò gli aggettivi possessivi matta sa davanti a un nome che inizia per vocale o accaduta diventano mon ton son. Quindi queste sono le uniche due regole che bisogna memorizzare. Quindi l'omissione dell'articolo davanti all'aggettivo possessivo è davanti a un nome che inizia per vocale o accaduta l'aggettivo femminile matta sa diventa mon ton son. Arrivederci.